Lo vidi? Certo che lo vidi, ma sapete, non lo riconobbi. Eppure, avanzava verso di me come chi si dirige con passo stanco, ma sicuro, verso una persona cara. Invero, arrancava lento, sfinito, privo di forze. Trascinava con sé l'ultimo brandello di vita e di anima, ma con un che di tenace e con dignità, come chi avesse provvidenzialmente visto un barlume di luce in mezzo a fitte tenebre di palpabile disperazione. Oh no, non erano solo i miei sensi ad essere offuscati, il dolore obnubila la lucidità, è vero, ma lo riconobbi perché non era quasi più lui. Il suo volto era pallido, smunto, deformato da una smorfia di dolore. La sua figura emaciata, consunta e ricurva, come schiacciata da un macigno di sofferenza. Laceri gli indumenti. Lacere le membra. Era l'ombra di un uomo che non mangiava da 8 giorni e che aveva subito indicibili torture, torture che lo avevano piagato nel corpo e nell'anima. Ma i suoi occhi seppero parlare al mio cuore ed io capii. Fu così che compresi. Era lui. Era Graziano, mio fratello, e tornava direttamente dall'inferno, dalla foiba, nel luogo ove la nera morte è ancora più nera. Prima di precipitare nel profondo baratro, nel nero inghiottitoio, era stato orribilmente torturato da chi lo dipingeva come maledetto traditore della patria jugoslava, una patria che lui non aveva mai conosciuto perché Graziano Udovisi è un italiano, come tutti voi. Cosa ardua dire l'indicibile, può solo chi lo ha attraversato. E fu così che, con un filo di voce, mi disse parole che non potrò mai dimenticare. Parole che sapevano di sangue, freddo, buio, parole che sapevano di angoscia, disperazione, morte, una testimonianza dall'inferno, per la colpa di essere soltanto, semplicemente, italiano. Ed io queste parole le affido a voi, perché la sua disperata anabasi al mondo dei vivi non sia vana. Perché la sua testimonianza viva in eterno e chiarisca finalmente una pagina di storia ancora oscura, una pagina ancora troppo spesso dimenticata. Prima della tragedia, l'umiliazione, così mi disse. I partigiani di Tito si divertirono a far mangiare loro pezzi di carta, ad ingoiare sassi, a farli schiantare contro un muro, a sopportare percosse indicibili e spari esplosi a pochi centimetri dalle orecchie. Si divertirono. Come si può divertire ad annientare la dignità di altri esseri umani? Come? Giunti alla foiba, il loro destino sembrava segnato, definitivamente, ineluttabilmente. C'era solo un modo per sfuggirgli, sì, gettarsi nel baratro prima di essere colpiti dai proiettili. E così fece Graziano, spinto dalla forza della disperazione. O forse spinto dall'attaccamento alla vita.
Dio, Dio, ma sono vivo. Sì, sono vivo. Ninni, Ninni, Giovanni. Oddio, ci sono ancora lì. Che freddo, quest'acqua è gelida. Ma forse devo ringraziare lei se sono ancora vivo. Ninni, mi senti? Cos'è che rotola giù? Una granata! Non sento più niente, le orecchie mi fischiano. Devo aspettare questa cosa. Cos'è? Erba? No, sono capelli, una testa. Ninni! Oh! Sei ancora legato alla mia caviglia dal fil di ferro, ti libero. Sei freddo, Ninni. Oh sì, respiri, respiri, mi senti? Svenuto. Non ti lascio qui, non temere, ce la faremo. Aspettiamo ancora un po'. Le orecchie non mi fischiano più, sento il rumore dell'acqua, non sento più voci. Aspetta, ti prendo io. Dai, saliamo. Forza, dai. Dai, saliamo. Sì, sento l'aria che viene dall'apertura. Dai, ancora un po'. Ci siamo. Ti tiro fuori. E ora, via, via, via. Siamo partiti in un giorno di pioggia, cacciati via dalla nostra terra, che un tempo si chiamava Italia, e uscì sconfitta dalla guerra. Hanno scambiato le nostre radici con un futuro di scarpe strette. E mi ricordo, faceva freddo l'inverno del 47. E per le strade un canto di morte, come di 1.000 martelli impazziti, le nostre vite imballate alla meglio, i nostri cuori ammutoliti. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza. Dicevi, non aver paura. E mi ricordo di un uomo gigante, della sua immensa tenerezza, capace di sbriciolare montagne. A lui bastava una carezza, ma la sua forza, la forza di un padre, giorno per giorno si consumava. Fermo davanti alla finestra, fissava un punto nel vuoto, diceva: "Ah, ah, come si fa a morire di malinconia per una terra che non è più mia? Ah, ah, che male fa aver lasciato il mio cuore dall'altra parte del mare. Sono venuto a cercare mio padre in una specie di cimitero, tra masserizie abbandonate e 1.000 facce in bianco e nero, tracce di gente spazzata via da un uragano del destino, quel che rimane di un esodo, ora riposa in questo magazzino.
e siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne e gli anziani. Ci chiamavano fascisti, eravamo solo italiani, italiani dimenticati in qualche angolo della memoria, come una pagina strappata dal grande libro della storia. Ah, come si fa a morire di malinconia per una vita che non è più mia? Ah, che male fa se ancora cerco il mio cuore dall'altra parte del mare. Quando domani in viaggio arriverai sul mio paese, carezzami, ti prego, il campanile, la chiesa, la mia casetta. Fermati un momentino, soltanto un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero e digli ai morti, digli, ti prego, che non dimentichemo. Tra gli episodi più bui e più dolorosi del Novecento ce ne sono due che vengono ricordati tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Essi sono la Shoah, genocidio degli ebrei, e i massacri delle foibe. La Shoah viene ricordata il 27 gennaio con il giorno della memoria. I massacri delle foibe vengono commemorati il 10 febbraio, in quella giornata che è stata definita il giorno del ricordo. Si tratta di due eventi sotto molti aspetti simili, ma che presentano anche grandi differenze tra loro. Il termine Shoah è stato introdotto per indicare l'Olocausto, cioè il genocidio della razza ebraica, perpetuato dalla Germania nazista, guidata da Adolf Hitler, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Furono circa 6 milioni le vittime di fede giudaica uccise dalla follia razzista del dittatore tedesco. Il metodo usato per lo sterminio fu quello dei campi di concentramento. Ma ad essere colpiti non furono solo gli ebrei, ma anche gli oppositori politici, disabili, rom, testimoni di Geova, slavi, tutti colpevoli, secondo Hitler, di essere di razza inferiore rispetto alla razza ariana. Con il termine foibe si intendono gli eccidi avvenuti in Istria e Dalmazia, ai danni della popolazione italiana che si verificarono tra il 1943 e il 1947 per mano dei partigiani jugoslavi. Nel 1943, dopo 3 anni di guerra, il regime fascista di Mussolini decretò il proprio fallimento con la riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio. Come conseguenze si ebbero lo scioglimento del Partito Fascista, la resa dell'8 settembre, lo smembramento delle forze armate. Il crollo dell'esercito italiano
ebbe conseguenze nefaste nei Balcani. Qui ebbero il sopravvento le forze comuniste, guidate da Tito. La prima ondata di violenza esplose proprio dopo la firma dell'armistizio. In Istria e Dalmazia, i partigiani di Tito si vendicarono dei fascisti che avevano amministrato questi territori. Successivamente, con il crollo del regime fascista, vennero considerati nemici del popolo non solo i fascisti, ma anche buona parte della popolazione italiana. Quindi, ad essere uccisi non furono solo i fascisti e gli avversari politici, ma anche i civili, donne, bambine, persone anziane e tutti coloro che si opposero alla violenza delle milizie jugoslave. Le vittime di tale eccidio sono stimate tra le 15.000 e le 20.000. Esse vennero torturate e gettate nelle foibe, che sono grandi caverne verticali, simili a enormi pozzi, tipiche della regione carsica del Friuli Venezia Giulia e dell'Istria. Altre vittime vennero deportate nei campi di concentramento sloveni e croati. La Shoah e le foibe sono entrambi due casi di un massacro razziale, di un eccidio perpetrato ai danni di una particolare etnia. Sono entrambi episodi da condannare senza alcuna giustificazione. I motivi e la portata delle due tragedie furono però diversi. Con la Shoah ci troviamo di fronte a un vero e proprio sterminio, programmato, portato avanti con una struttura ben organizzata, una macchina infarcita di odio, che ha quasi annientato un'intera etnia, causando un numero immenso di morti. Dall'altra parte, con le foibe, abbiamo un odio razziale generato da contingenze storico-politiche, e non da un disegno di sterminio, che ha causato meno vittime, ma che certamente non può essere giudicato meno efferato e crudele. La brutalità e la bestialità con cui gli eccidi della Shoah e delle foibe sono stati compiuti sono simili, e là dove l'odio e l'orrore hanno la meglio sull'umanità, è bene fermarsi a riflettere e ricordare, affinché tali brutalità non si possano più verificare. Bisogna ricordare, perché un popolo che ignora il proprio passato non può avere un futuro. Bisogna ricordare, perché la storia e la memoria possono fornire un grande aiuto per guardare al futuro e per scacciare dal destino dei nostri figli ogni possibile episodio di pulizia etnica e ogni odio razziale. Bisogna ricordare e trasmettere tale ricordo alle nuove generazioni, affinché essi diventino più tolleranti, più uniti, anche nella diversità di idee e di razze. La Biblioteca Comunale Carmen Romano di Amorosi propone questo momento di riflessione per cercare di mantenere viva la memoria, perché il negazionismo è dietro l'angolo. Vogliamo esortare coloro che mostrano indifferenza, quasi fastidio in occasione di queste commemorazioni, a comprendere la drammaticità di quanto è avvenuto e a diventare più aperti e disponibili verso gli altri. Infine, per far comprendere poi ai giovani l'importanza sociale e storica di tale memoria, si dovrebbe dare idealmente la parola a quei tanti che non sono tornati dai campi di sterminio, che sono stati uccisi per la sola colpa di essere nati, che non hanno tomba. Salvarli dall'oblio non significa solo onorare un debito storico verso questi nostri concittadini di allora, ma anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione verso le ingiustizie e le sofferenze che li circondano. Invitiamo tutti, ma soprattutto i giovani, a non anestetizzare le coscienze, a essere più vigili e più attenti alle responsabilità che ciascuno di noi ha verso gli altri.